Eccomi qua, cari amici, con il vostro Valterino che torna sugli schermi di Atypical Movie per parlarvi di un grande film, uno dei pochi film che si occupa della nostra contemporaneità, di questa evoluzione tecnologica, di questa evoluzione per cicli velocissima che sta cambiando il mondo come non era mai avvenuto in precedenza, dove appunto, per dire, nel 2000 avevamo dei telecameroni grandi così che registravano a una qualità che adesso è uguale a quella di un normalissimo telefonino cellulare, quindi evoluzione incredibile. L'autore in questione, protagonista di questa ricerca sulla contemporaneità, è il bravissimo Steven Soderbergh, già Palma d'Oro a Cannes nel 1989 con Sesso, Bugie e Videotape, quindi già uno che guardava un po' al futuro, e in questo caso il film in questione è Kimi. Che cos'è Kimi? Kimi è l'assistente virtuale che dà il nome al film. Siamo in piena pandemia e appunto il film sembra veramente essere un trattato sulla pandemia, sulla post pandemia e sull'intreccio tra sanitario, tecnologico, alienazione, in quanto tutti noi abbiamo vissuto quel terribile periodo che è stato il Covid, dove forse un eccessivo rigore da parte delle autorità ci ha reclusi in casa per un certo periodo, e appunto il computer era l'unico modo, l'unico mezzo per intercettare il mondo esterno, per comunicare con l'esterno, e da lì tutti abbiamo questo ricordo anche dei lockdown, delle visioni di questi ragazzi che correvano lungo la spiaggia e venivano inseguiti come se fossero dei delinquenti o dei terroristi. E voglio dire, chi come me è anche un amante della letteratura distopica dei grandi Orwell, Huxley, questi grandi autori che appunto hanno prodotto nel 1984 o Il Nuovo Mondo, o tanta bella letteratura e anche tanto cinema, a cui Soderbergh probabilmente si riferisce, come il cinema della New Hollywood degli anni 70, che è pieno di elementi cospirativi, di film come I Tre Giorni del Condor, che ho già recensito, oppure come La conversazione di Francis Ford Coppola, o anche Blowout di Brian De Palma, per poi, tornando ancora indietro, arrivare ad Alfred Hitchcock, che con La finestra sul cortile aveva aperto veramente la breccia a un sottogenere del sottogenere, l'eyewitness, potremmo chiamarlo così, plot, dove appunto il protagonista intravede attraverso un mezzo che potrebbe essere una macchina fotografica come in Blow Up, Blow Out, La finestra sul cortile, oppure una traccia audio come La conversazione, e anche come in questo caso in Kimi, perché nel plot appunto di Kimi la protagonista Angela Childs, una bravissima Zoe Kravitz, mi pare che si chiami così l'attrice protagonista, chiusa nel suo loft di Seattle, dove praticamente comunica col mondo esterno solo attraverso un PC o uno smartphone. Addirittura il ragazzo con cui c'è una relazione non va a trovarlo, non esce di casa, ma aspetta che sia lui a venire su in casa per espletare le sue esigenze fisiologiche di amore, di sesso, eccetera. Quindi questa protagonista vive in casa, lavora per una società che mi pare si chiami Amalgdaia, qualcosa del genere, un nome un po' difficile da pronunciare, e lavorando per questa società che produce appunto Kimi, questo assistente virtuale che aiuta tutti quanti i consumatori a fare degli ordini, a accendere la luce di casa, a ordinare online certe cose, a anche parlare, ad assistere veramente virtualmente chi vive in casa, eccetera. E quindi lei lavora per questa società e ha il compito di, diciamo, in qualche modo mettere a posto quei report che producono degli errori. Cosa sono i report che producono degli errori? Sono quando appunto i consumatori, gli utenti di questo Kimi fanno un ordine a Kimi stesso, e un ordine che è intraducibile, che la macchina non è in grado di decriptare, e quindi l'assistente virtuale ha il compito di capire se questa terminologia, se questo è uno slang, e quindi di correggere l'algoritmo, di inserire il dato corretto e giusto. Quindi la protagonista Angela Childs davanti al computer ha una serie infinita di report con degli errori, e lei deve cercare di decriptarli per aggiustare, diciamo, per aggiustarli, per metterli a posto. E quindi che succede? Cosa succede? Succede che a un certo punto lei si trova di fronte ad un file
ma in questo file c'è una traccia audio principale, poi c'è una sottotraccia dove ci sono delle urla femminili. Ricordiamo che anche lei, dopo lo scopriremo successivamente, anche la Angela Childs ha subito uno stupro, e quindi questo è l'escapontage per che ha il bravissimo regista Soderbergh e anche lo sceneggiatore, perché è scritto, mi pare, da David Koepp, che è un bravo sceneggiatore che aveva già collaborato con Soderbergh in passato. E l'escamotage è quello di far sì che la nostra Angela Childs, la nostra protagonista, empatizzi con chi ha subito questo stupro, perché anche lei in passato da giovane ha avuto una situazione di questo tipo, quindi anche lei ha subito uno stupro. Quindi ci sono due stupri, due persone differenti, e quindi Angela Childs si trova con il dubbio di voler finalmente uscire di casa per cercare di intercettare le forze dell'ordine in seconda gittata o in prima gittata, di andare dalla sua azienda a mostrare questo audio. Ovviamente l'azienda se ne vuole lavare le mani, perché è troppo pericoloso, potrebbe venire fuori uno scandalo, l'azienda potrebbe subire dei danni, e quindi l'azienda cerca ovviamente di depistare tutto quanto l'accadimento, e quindi Angela Childs si troverà in una situazione piuttosto pericolosa anche per lei, perché a quel punto verrà intercettata da questi, dai protagonisti di questo stupro. Quindi il film è molto 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 bene diviso in tre parti, è semplice, razionale, estremamente logico, una regia attentissima, dove nella prima parte è interamente girato all'interno del loft dove vive la nostra protagonista, loft, computer e poi tutti quanti gli orpelli che fanno che disegnano l'alienazione dell'individuo durante la pandemia o in un futuro post pandemico, in cui i rituali sono lavarsi spesso le mani, poi fare la ciclette da solo per non uscire di casa, chiamare il proprio uomo per avere quella mezz'oretta di piacere, e poi anche guardarsi spesso allo specchio. Quindi sono tutta quella ritualità, e poi dalla ritualità ogni tanto il contatto col mondo esterno è appunto Angela Childs che si avvicina alla finestra e dalla finestra guarda quello che sta accadendo nel mondo esterno, contattando appunto anche Terry, che è l'uomo con quale lei ha questa parentesi amorosa. Ovviamente il fattore, la trovata che fa sì che il film si sviluppi e quindi si crea una certa tensione, è appunto il momento in cui Angela Childs trova questo file, e quindi a questo punto è necessario per lei uscire dalla sua zona di comfort, uscire finalmente di casa e cercare di capire che cos'è successo, di scoprire il colpevole, perché lei è l'unica vera testimone di questo fatto. E quindi qui il regista Soderbergh è veramente molto molto bravo, perché cambia completamente il regista nella seconda parte. Abbiamo Angela Childs che esce con questo cappuccio in testa, come fanno i giovani di oggi, un po' di rapper, con questa camminata meccanica, le riprese un po' sghembe tipo l'infernale Quinlan di Orson Welles, e la camera fissa che segue spesso quasi in piano sequenza questa camminata così, diciamo, meccanica della protagonista, e a quel punto poi non vi voglio stare a raccontare troppo, perché non voglio spoilerare, perché secondo me questo è assolutamente un film da vedere, perché quando un autore prova veramente a raccontare qualcosa di attuale, che veramente ce ne sono veramente veramente pochi di autori che cercano di decriptare quello che sta accadendo, cioè anche di capire cosa possa essere, se avverrà, se l'avremo veramente questa società della sorveglianza, se ci stiamo veramente avvicinando a quel tipo di modello di controllo totale dell'individuo attraverso la tecnologia, che ovviamente è talmente potente adesso che è difficile sfuggire a tutto ciò. Quindi gli interrogativi che pone questo film sono veramente molto 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 interessanti, il rapporto tra la libertà e la sicurezza. Se vogliamo più sicurezza, a quel punto sappiamo che le libertà individuali dovranno in qualche modo decrescere. Quindi film veramente che pone tanti tanti interrogativi, che si fa veramente vedere. Non dico che sia un capolavoro, ma è veramente un ottimo film,
Il mio voto personale è 8, c'è un certo grado di difficoltà, ovviamente è figlio di un certo tipo di sottogenere, l'ho detto in precedenza, citando Hitchcock, Coppola, De Palma, questi sono un po' gli autori di riferimento, ma Soderbergh, da bravissimo autore qual è, veramente non sbaglia un momento, il montaggio è veramente perfetto, addirittura c'è una curiosità che vi voglio raccontare, in quanto Soderbergh, si firma ovviamente Steven Soderbergh come regista, si firma, mi pare, col nome del padre o della madre come montatore e viceversa come direttore della fotografia, quindi una one man band che collabora poi con David Koepp, che è il bravo sceneggiatore di questo film, che veramente merita, è una delle pochissime opere interessanti di questi ultimi anni e merita, quindi mi raccomando, se volete mettete un mi piace, fate circolare un po' il mio canale, condividete un po' questi video che faccio, che spero che vi piacciano, commentate se potete e alla prossima puntata. Ciao dal vostro Valterino.